Ciao a tutte, benvenute sul mio canale. Allora, altro video stamping che mi avete richiesto tanto. Vi mostro adesso la versione con il gel paint, quindi come realizzare lo stamping, però invece che il classico smalto usando gel paint, quindi dei gel molto pigmentati che vanno messi in lampada, questi non asciugano all'aria. È molto più facile utilizzare questi piuttosto che gli smaltini classici, perché abbiamo comunque tutto il tempo che vogliamo per trasferire lo stampo dalla placchetta al silicone, dal silicone poi alla tip, essendo comunque che non asciuga se non noi che lo mettiamo in lampada. Quindi il procedimento è più o meno lo stesso. Procedo scegliendo il colorino che più voglio, quindi io questi qui ve li ho già mostrati nel video spacchettamento, comunque mi ci trovo benissimo, li ho usati anche per i ghirigori, sono fantastici ragazze perché sono super 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 scriventi. Possiamo scegliere il colore che più vogliamo. Adesso perdonate se vedete il riflesso della luce, però se la tolgo diventa molto buia l'inquadratura e quindi non riuscite a vedere bene quello che faccio. Scelgo un colore che voglio, adesso vi mostrerò così un disegnino molto veloce per mostrarvi appunto il disegno. Ho già preparato la tip, in questo caso l'ho fatta nera, ho opacizzato perché su superficie opaca viene molto meglio il disegno rispetto che su superficie liscia. Quindi vedete voi se passare un top opaco oppure se andare direttamente con un buffer. Molto consumato deve essere questo buffer, mi raccomando, perché se è nuovo si porta via colore della tip. Io l'ho fatta nera, ma voi potete assolutamente farla del colore che più vi piace, non c'è una regola. Quindi se stiamo facendo struttura, dopo aver messo gel o anche gel che si voglia, aver limato e poi aver messo il colore, oppure se usiamo un costruttore rosato, possiamo tranquillamente andare a lasciare il costruttore rosato per poi procedere con lo stamping. Adesso io prendo un colore a caso, per esempio questo qui che è un fucsia. Questi qua sono tutti con dei micro glitter, come se fossero, diciamo, metallizzati quasi. Vado a, come avevo fatto precedentemente, vi faccio un pochino di zoom così vedete meglio. Andiamo per esempio, non lo so, facciamo la fogliolina, dai. Vado a mettere un pochino di prodotto. Ne serve veramente poco ragazze, perché poi andiamo comunque a spargerlo. Vedete che anche questo prodotto che ho messo è anche fin troppo, è una minuscola gocciolina, ma ne serve veramente pochissimo. Quindi io cosa faccio? Vado prima a farlo entrare bene in tutto il disegnino, poi una volta che è entrato bene nel disegno vado a mettere sotto, per non sporcare, un pezzettino di velina, di carta, tiro bene e mi rimarrà pulito solamente il colore che rimane dentro alla fogliolina. Vado a prendere il mio stampino, il mio, non so bene come chiamarlo, questo qua in silicone. Cosa faccio? Vado a fare una pressione che va da destra a sinistra. E vedete che abbiamo preso il disegnino. Adesso cosa facciamo? Prendiamo la nostra tip e andiamo a depositare il disegno. Lo vado ad applicare dove voglio, adesso è proprio giusto una dimostrazione per mostrarvi. Per esempio lo vado ad applicare qua così, vado a fare una leggera pressione e stacco. Vedete? C'è ancora un pochino di prodotto sul silicone, ma vi mostro che non esce più tanto bene, perché comunque, vedete? Siamo andati un pochino a consumare il prodotto. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo, perché noi possiamo decidere
quanto tempo impiegarci, perché io questo finché non lo vado a mettere in lampada non vado avanti, ok? Quindi adesso tranquillamente con un pochino di cleaner vado a togliere il disegno, perché ve ne voglio mostrare anche un'altra variante. Allora procediamo in questo modo se vogliamo un semplice disegnino, altrimenti possiamo anche farlo con le polverine. Come si fa con le polverine? Posso tranquillamente andare a fare il disegno, mettere, quindi avere una superficie tutta opaca. Vado a prendere per esempio un colore che voglio, anche il nero per intenderci, ok? Questo qua per esempio è il nero, quello di del sito su Instagram, i prodotti russi. Vado a mettere un pochino di colore nero, faccio proprio come ho fatto prima, quindi cerco di far entrare il colore bene dentro alle foglioline, all'incavo quindi della del disegno, come prima, quando sono sicura che è entrato bene il prodotto, non faccio altro che andare a portare via l'eccesso di prodotto. Quello che vado a fare poi è andare leggermente a pulire qua per far sì che non mi esca. Posso anche farlo direttamente dallo stampino qua in silicone. Prelevo la fogliolina, vedete, e vado poi a fare una leggera pressione per applicarlo. Stacco, non so se si può notare, è uscita la fogliolina. Posso andare in lampada per bloccare il colore. Una volta che sono uscita dalla lampada, vado a prendere la polverina che ho scelto e la vado a strofinare sul disegnino, vedete? In questo caso per esempio ho scelto la polvere arcobaleno. Poi vado con un pennellino dalle setole morbide a spolverare e come vedete la polverina rimarrà attaccata solamente sul disegno. Questo perché? Perché il disegno è lucido, mentre tutto il resto dell'altra superficie è opaca. Quindi essendo opaca non potrà aderire, perché sappiamo bene che la polverina aderiscono solamente su prodotti senza dispersione, ok? Oppure c'è un altro metodo che possiamo utilizzare, e cioè quello di andare direttamente a mettere la polverina sullo stampino, ma io in genere non lo prediligo. Possiamo andare, perché viene sprecata molta polverina e in più l'effetto secondo me non è bello quanto comunque andarla ad applicare dopo, perché vedete come esce comunque un disegno bello pulito in poco tempo, perché ci abbiamo messo pochissimo. Possiamo andare quindi a spargere la polverina in questo modo proprio sul tampone, vedete? La vado a mettere proprio sul tampone in questo modo. Poi, proprio come ho fatto prima, dopo aver messo la polverina, cosa vado a fare? Vado di nuovo a prendere la fogliolina che abbiamo fatto, quindi stesso procedimento, metto un pochino di colore sulla fogliolina, lo tiro, poi da dietro vedo dove ho messo la polverina e quindi vado sopra al disegnino per poterlo applicare sulla polverina, vedete? Tiro su e ho applicato la fogliolina esattamente sopra alla polverina. Adesso riprendo la mia tip e vado ad applicarlo sopra. Vedrete però anche voi stesse che non è lo stesso effetto, ragazze. Vedete? Dà l'effetto ma molto leggero. Metto in lampada e vi mostro.
Vedete, sembra più che lo dà, ma lo dà sul contorno, non proprio sulla figura. Vediamo se mette a fuoco. Ok, lo dà più, fa più un contorno, ecco, che una copertura totale, come abbiamo in questo caso, se si può vedere. Quindi io preferisco sicuramente il primo metodo, perché è quello secondo me che esce meglio. Perché se vedete qua dà proprio un effetto contornato. Invece adesso l'ho presa, ma con lo smalto, quindi con lo smaltino classico, e vedete che invece con lo smalto classico l'effetto esce. Qua abbiamo quello col gel e qua abbiamo quello con lo smaltino classico, per intenderci quello che asciuga l'aria. Quindi se volete fare il metodo quello, vedete che è andato completamente via l'immagine, se volete usare il metodo del stampino ricoperto di pigmento, vi consiglio di usare quindi lo smaltino classico, perché con il gel paint non esce, a meno che poi non siate voi ad andare sopra con la polverina al disegno. Quindi magari molte ragazze che mi scrivevano non esce con la polverina sul... è per quel motivo lì, ragazze, è per il fatto che non essendo smalto non porta via proprio anche lo strato superficiale del pigmento, diciamo così. Quindi poi in questo caso ora si sarà asciugato. Noi andiamo sempre con una spazzolina proprio di quelle morbide a togliere completamente la polverina in eccesso, e questo qua è il risultato. Quindi ragazze, io spero che il video vi sia stato utile, che vi abbia chiarito un pochino le idee su magari alcune lacune che avevate. Per qualsiasi cosa potete tranquillamente scrivermi giù nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciarmi un bel pollice in su, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video.